Abbiamo un'altra prestigiosissima donna al telefono con noi, la nostra collega, amica di Gianfranco Lucariello che neanche lo sa, Monica Scozzafava del Corriere del Mezzogiorno. Buonasera Monica. Buonasera a voi. Come stai? Come va? Bene, grazie, molto bene. Tu segui chiaramente il Napoli. La prima domanda che ti dobbiamo fare, però c'è Gianfranco qua, penso che... Gianfranco, fagliela tu a Monica una domanda. Ciao Monica, che difficoltà hai trovato nel momento in cui hai iniziato questo tipo di lavoro, solitamente quasi un mondo esclusivo dei maschi, e soltanto da poco tempo, insomma, diciamo, c'è stata una, più che un'apertura, proprio una prepotente irruzione da parte delle donne, che sono ancora poche a mio parere. Ma io non la definirei una prepotente irruzione, perché probabilmente, insomma, l'irruzione femminile poi non è mai prepotente. Per quanto mi riguarda, io faccio questo lavoro da molti anni, ovviamente mi occupavo di altre cose, però il giornalismo di per sé è un lavoro, insomma, io lo definisco un po', almeno per quanto riguarda, insomma, quello che ho fatto io, cioè io sono stata sempre una cronista, quindi ho lavorato per strada e dunque lo considero un lavoro, tra virgolette, un po' bastardo per una donna, ma nel senso buono del termine: sei a contatto con la gente, fai orari, diciamo, che non sono proprio convenienti, non sono orari compatibili soprattutto con quelle che sono le esigenze femminili. Nel calcio, no, francamente mi sono posta inizialmente in punta di piedi, ho cercato di capire l'ambiente che mi circondava e non ritengo di aver subito particolari discriminazioni. Continuo a fare il mio lavoro nello sport come lo facevo nella cronaca, quindi con grande passione e soprattutto con grande curiosità. Mi sono trovata bene, mi trovo bene, ripeto, insomma, non ho avuto difficoltà particolari, ecco. Monica, parlaci un po' di Donadoni del Napoli, tu che lo segui da sempre, diciamo. Sì, Donadoni, beh, lo seguo da un po', perché Donadoni è arrivato, come sappiamo, in Napoli, dicevo io, da pochi giorni a Napoli. Insomma, la sensazione che mi ha dato è quella di una persona molto seria, molto, molto rigorosa, è un uomo di poche parole. Credo, insomma, che fosse arrivato il momento, insomma, di dare in qualche modo una svolta a questa squadra che da troppo tempo, insomma, non riusciva a conquistare punti in classifica, non faceva risultati positivi. Mi spiace molto per Reja, perché alla fine credo che abbia pagato il meno colpevole, però la legge del calcio è questa, e quindi la tittata nuova che ha portato e che porterà Donadoni, secondo me sarà benefica per questo Napoli, almeno dal punto di vista mentale e psicologico. Poi è ovvio che, e lo vedremo sin da domenica, che la risposta più importante, quella sul campo, la dovrà dare la squadra. Al di là delle impostazioni, al di là dei moduli, insomma, è questa una squadra che fino a due mesi fa, insomma, consideravamo tutti noi, ma insomma tutta Italia, tutta Europa, insomma, la squadra di rivelazione, la squadra che giocava divertendo, incantando anche. Quindi, insomma, adesso staremo a vedere che tipo di risposta ci darà. Non credo che all'improvviso fossero diventati tutti, insomma, di livello bassissimo, perché vedendo la classifica, che è da media retrocessione nel girone di ritorno, insomma, sembra quasi di vedere giocatori di categoria inferiore, e non può essere così. Ecco Monica, anche a noi ci dispiace moltissimo per Reja, tant'è vero che gli abbiamo dedicato un servizio che andrà in onda fra poco, che si chiama Grazie Mister. Prima di lasciarti, vorrei, se vogliamo fargli fare una domanda a Gino Patrone, che Gino Patrone per il Napoli proprio... Monica? Sì, buonasera. Io sono Gino Patrone, il direttore dell'AS Napoli 1. Noi non ci conosciamo, anche se io conosco molti colleghi tuoi. Sì. Ti voglio dire, è possibile attraverso i giornali, volevo fare questo, volevo dire prima, dopo questo, però approfitto di te, approfitto anche della presenza di Lucariello, siccome io amo Reja, lo amo come allenatore, lo amo ancora come persona, lo amo in tutto, perché penso che quello che abbia fatto per il Napoli, pochi l'hanno fatto a Napoli, anche forse più di qualcuno che ha vinto lo scudetto, perché allora c'erano grandi giocatori. Avere Reja alla sera del giorno 22, domenica sera, in Napoli-Milano, che si fa un bel giro di campo e raccolga degli
gli applausi, visto che domenica... Stai lanciando un appello. Domenica io stavo litigando quasi a botte sotto al silos con un signore davanti calvo, spero che mi senta questo signore, perché è un abbonato. Io lo vedo sempre, ha sempre ammirato Rea, l'ha sempre applaudito. Domenica fischiava Rea, io non ne ho potuto più. È possibile avere Rea, potete fare un appello, vorrei tanto per vederlo, fare un giro di campo e fargli i doverosi applausi e poi spero che Rea torni a Napoli anche in società, perché secondo me, con tutto rispetto per Donatoni, quello che ha fatto Rea è difficile che lo faccia qualcun altro. Monica, penso che l'appello lo si potrebbe anche recepire, giusto? Ma l'appello sicuramente si può recepire e sicuramente insomma sia io che Gianfranco che lì lo trasferiremo direttamente ad Edi Rea. Io non credo che lui in questo momento abbia voglia di far questo, ma non perché insomma... possa dimenticare Napoli da un momento all'altro, assolutamente no. Napoli resterà, come lui stesso ha detto, nel suo cuore. Lui ha fatto tantissimo per questa città. Questa città, secondo me, ha perso, oltre che un grande allenatore, ha perso una persona veramente per bene, un uomo vero. Difficilmente, insomma, noi ci troveremo insomma con una persona come lui. Non credo che lui abbia voglia perché, lo ha già detto, ha bisogno di riposarsi mentalmente e fisicamente. Mi sembra anche giusto. Tant'è che Gianfranco ricorderà in conferenza stampa, gli abbiamo chiesto addirittura se lui poi domenica avrebbe visto in TV la partita con la Regina. Lui ha nicchiato, dice io non lo so, dipenderà dallo stato non d'animo ci credo. Del momento. Pronto? Non ci credo, la vedrà sicuramente. Ma Monica, sicuramente la vedrà. Pronto? No, va bene, puoi concludere, scusaci se ti interrompiamo. Sì, no, ritengo insomma che questo tipo di sovraesposizione a lui poi neanche piaccia non tanto. Non piace, è vero, è il carattere tanto, proprio insomma, suo. Comportami. Credo che lui sia la persona per fare che faccia il giro di campo. Lui sa che molta gente a Napoli lo ha criticato, ma sa anche che molta gente gli vuole bene, gli ha voluto un gran bene e glielo ha testimoniato proprio nel momento in cui è stato esonerato, perché lo ha inondato di messaggi però domenica sicuramente è giusto, sicuramente è più. Monica, io ti ringrazio di essere stato con noi, sennò con Padrone non te ne vai più. No Monica, domenica il pubblico napoletano, e lo dico, è stato ingiusto e cattivo con Rea. Monica, ti ringrazio, ti aspetto ai fatti di Napoli. Buon proseguimento, va promesso bene. Buona serata Monica.